Liberamente, il podcast di psicologia con storie, idee e consigli per liberare la nostra mente, ogni giorno di più, a cura di Matteo Neroni. Un saluto da Matteo Neroni e benvenuti in una nuova puntata del podcast Liberamente.me. Oggi parliamo di un tema davvero molto interessante e direi di grande rilevanza sociale, tenendo conto di tutto quello che sta succedendo nella nostra società di oggi. Parliamo infatti di violenza nelle relazioni intime e lo facciamo con l'aiuto della dottoressa Antonella Pomilla, psicologa e criminologa dell'Ordine degli Psicologi del Lazio e responsabile del gruppo di lavoro Violenza nelle relazioni intime. Personalmente credo che questo episodio e questa intervista siano uno dei punti più importanti di questa special edition del podcast dedicata al Festival della Psicologia 2018. Perciò diamo voce alla dottoressa e noi ci risentiamo al termine dell'intervista. Antonella, raccontaci chi sei e che cosa fai nella vita. Ok, allora io sono prima di tutto una psicologa e non avrei potuto essere nient'altro nella mia vita se non questo. Mi sono specializzata in psicoterapia cognitivo-comportamentale, ma prima di questo, diciamo in ordine di tempo, mi sono specializzata in criminologia e quindi svolgo attività privata, clinica, nell'ambito clinico, nell'ambito forense, sia nel civile che nel penale, sia per il tribunale, quindi come perito, come CTU, consulente d'ufficio, che in ambito privato, insomma, il cosiddetto ambito di fiducia, insomma, la consulenza di fiducia. Sono qui oggi in veste di uno dei componenti del gruppo di lavoro Violenza nelle relazioni intime. È un gruppo di lavoro che in questo ordine Psicologi Regione Lazio si è costituito 3 anni fa e da 3 anni fa abbiamo iniziato da subito a lavorare nell'ambito dell'intervento appunto nelle situazioni di violenza, di conflittualità nell'ambito delle relazioni intime. Nello specifico ci siamo occupati con un protocollo d'intesa con l'amministrazione penitenziaria di una ricerca intervento sugli autori di violenza contro le donne. È un tema sociale purtroppo molto caldo in questo periodo, al di là dei numeri che vengono presentati, che possono essere più o meno diciamo corrispondenti al vero, è sicuramente una problematica sociale di grandissima rilevanza e la psicologia deve occuparsene e noi nella nostra prospettiva abbiamo deciso di occuparcene in termini di indagine, di conoscenza sugli autori di reati violenti contro le donne per capire quali sono i fattori di rischio della violenza, per capire come mai un soggetto è violento, qual è la dinamica di relazione di coppia che si instaura tra un soggetto violento e la sua vittima e ovviamente come è possibile intervenire per recuperare, rieducare un soggetto violento. Cosa proponete tu e la tua associazione nel vostro stand qui al Festival della Psicologia 2018? Allora, più tardi, nel pomeriggio, noi discuteremo del nostro tema secondo un duplice versante. Da un lato faremo una riflessione con dei soggetti istituzionali, in particolare un appartenente all'amministrazione penitenziaria dell'Istituto Penitenziario di Re Bibbia, che è uno di quelli con i quali abbiamo lavorato nel nostro progetto appunto di ricerca intervento, che è stato anche in altri istituti penitenziari, ma per citarvi quello di Roma appunto Re Bibbia, e anche da un punto di vista legislativo, perché è fondamentale conoscere gli strumenti legislativi che sono una risorsa e una tutela per le vittime, una risorsa da un punto di vista appunto penale, no? Di giustizia. E poi faremo anche una riflessione su un aspetto diciamo della comunicazione mediatica, della scenografia, della spettacolarizzazione del tema della violenza, che non va spettacolarizzato ma va conosciuto nel giusto modo. Quali sono le chiavi di lettura che utilizzate per le persone che agiscono la violenza? Allora, penso che sia molto importante dire, proprio per non dare una visione sfalsata del tema della violenza nell'ambito delle relazioni intime, che non tutti gli uomini sono violenti.
o quantomeno non solo perché sono uomini, così come non tutte le donne sono vittime di violenza. Sicuramente la violenza in una relazione di coppia ha delle caratteristiche particolari che possono essere conosciute e studiate, prevenute. E richiamando il tema di questo festival, ti potrei dire che la psicologia è il futuro. Cioè, lo scopo è proprio quello di guardare al futuro, perché già nella psicologia un elemento fondamentale che è quello del cambiamento, quindi la prospettiva del cambiamento, dell'essere futuro, a mio avviso consiste in questo. Quindi il nostro impegno sul campo fino ad ora è stato proprio questo, cioè capire, conoscere, studiare, analizzare, spiegare, e chiaramente ci orientiamo al futuro in una prospettiva di cambiamento, perché si può cambiare la violenza. È possibile. Quali sono i segnali che ci aiutano a capire quando un atto di violenza va denunciato? Allora, è una domanda un po' complessa. Provo a dare una definizione, diciamo così. Intanto partiamo dal fatto che si parla di violenza al singolare, ma in realtà ci sono tante forme di violenza, quindi sarebbe giusto dire violenze al plurale. Questa è la prima cosa. Questo anche perché la violenza si esprime sotto diversi aspetti. Ci sono elementi di coercizione in qualche modo fisica, che forse sono quelli più evidenti, più visibili, più facilmente riconoscibili, che vengono spesso trascurati anche dalla vittima, o quantomeno camuffati, no? La famosa caduta dalle scale, quando invece c'è stato un altro tipo di incidente domestico. E poi c'è la violenza psicologica, che viene esercitata tramite la denigrazione, che viene esercitata tramite la chiusura sociale, cioè il fatto di interrompere le altre relazioni sociali che la vittima può avere all'esterno rispetto al nucleo, diciamo, di coppia, no? Quindi per esempio con altri familiari piuttosto che con soggetti appartenenti all'ambito del lavoro o delle relazioni amicali e così via. C'è anche una violenza economica in qualche modo, quindi un assoggettamento economico che fa sì che la vittima si trovi in una situazione di incombenza, di mancanza di risorse. Qual è la differenza e come si fa a distinguere un conflitto da una violenza all'interno della relazione di coppia? Il conflitto vede una relazione paritaria tra due soggetti che alternativamente possono esercitare l'uno sull'altro degli episodi di sopraffazione. La violenza è tutt'altro, la violenza è unidirezionale ed è uno squilibrio di potere. A volte nell'ambito della violenza è difficile per la vittima inquadrare che quello che sta vivendo è violenza, perché c'è molta ambivalenza nella violenza. Una relazione cosiddetta maltrattante, una relazione affettiva maltrattante, non inizia in maniera differente rispetto a una qualsiasi altra relazione affettiva. Anzi, inizia nello stesso modo, inizia con passeggiate mano nella mano, fiori, regali, canzoni, serenate e quant'altro. Poi arriva un episodio, un primo episodio di violenza. E subito dopo questo c'è un tentativo di riparazione e di assunzione di responsabilità in qualche modo di quello che è successo, ma anche un coinvolgimento della vittima con attribuzione di responsabilità, e questa è già una prima ambivalenza. Dopo questo periodo di riappacificazione in cui tutto torna apparentemente nella normalità, nella serenità, c'è un nuovo episodio di violenza e così via. Quindi è molto ciclico come elemento, però la violenza in sé per sé è tutto questo, è questo alto e basso sono questi alti e bassi che si avvicendano l'uno con l'altro. Stiamo parlando del famoso effetto lupo travestito da agnello. Sì, in qualche modo sì, in qualche modo sì. E tu prima citavi alcuni casi di cronaca, no? Ed effettivamente in quest'ultimo periodo quanti ne sono capitati in cui si sentiva dire: ma sembrava un buon padre di famiglia, un buon marito, un marito amorevole, e poi invece. Bene,
È proprio così. Ora, questo discorso non deve destare allarme sociale, perché gli strumenti, sia da un punto di vista istituzionale che territoriale, assistenziale, ci sono presenti sul territorio, esistono delle strutture territoriali, psicologiche, dove si può ricevere sostegno e anche aiuto da un punto di vista legale, che è uno dei percorsi sicuramente insomma più importanti che una vittima deve affrontare, il distacco, la separazione anche da un punto di vista legale. E poi ovviamente c'è la necessità di un sostegno da un punto di vista psicologico, perché il concetto di separazione inevitabilmente riguarda anche l'investimento emotivo, cognitivo che si è fatto in quella relazione, che non si può più, non si può proprio comprendere come e accettare come una relazione violenta. Quali sono i primi passi che una persona che pensa di essere vittima di violenza domestica deve fare per ricevere aiuto? Allora, lì dove la situazione è particolarmente complessa e grave, dove il maltrattamento è molto forte, soprattutto sul piano fisico, inevitabilmente non posso dire che non sia necessario fare denuncia. È fondamentale fare denuncia, quindi rivolgersi alle forze dell'ordine. Fra l'altro le forze dell'ordine sono hanno anche dei nuclei specializzati formati in questo tipo di ricezione di denunce. Poi ci sono appunto, dicevo, dei servizi territoriali, i consultori appartenenti insomma alle ASL del proprio distretto, del proprio municipio, che consentono di sostenere la vittima sul piano psicologico, ed è quello il percorso probabilmente più impegnativo ma anche più doveroso che anche una vittima deve a se stessa. Quali sono i consigli che ti senti di dare alle vittime di violenza domestica? Non è facile separarsi da una relazione maltrattante, non è assolutamente facile, e non è facile nemmeno distaccarsi fisicamente, anche solo fisicamente, non abitare più nella stessa casa, non fare più, non condividere le stesse giornate. Non è facile, ci vuole tanta forza, tanto coraggio e tanta fiducia nella possibilità del cambiamento. Antonella, come possono raggiungerti le persone che volessero continuare ad approfondire questi temi con te? Allora, cercando sul sito dell'Ordine degli Psicologi Regione Lazio c'è il link di collegamento al gruppo di lavoro violenza nelle relazioni intime, quindi è possibile accedere al link, anche un cittadino insomma dall'esterno, vedere i nomi, vedere quello che abbiamo fatto, e c'è anche una mail che è proprio del gruppo di lavoro al quale rispondiamo tutti. Eccoci tornati in puntata. Io sono particolarmente felice di aver conosciuto di persona la dottoressa Antonella Pomilla e di averla portata qui all'interno del nostro podcast, perché credo profondamente che questo progetto non sia solo un progetto di divulgazione e di informazione sulla psicologia, ma anche e soprattutto un progetto di prevenzione psicologica, uno strumento con il quale possiamo imparare a prenderci più cura di noi stessi. Sono convinto che questa puntata sia di estremo valore per tutte le persone che si stanno chiedendo o si sono chieste se c'è troppa violenza nelle proprie relazioni intime. Perciò all'interno delle note dell'episodio potrete trovare tutti i contatti utili per riprendere la chiacchierata, una discussione più approfondita con la dottoressa Antonella Pomilla. Ma prima di salutarci voglio ricordarvi che liberamente.me continua anche al di là del podcast. Infatti www.liberamente.me è anche il luogo nel quale puoi trovare passato, presente e futuro di questo progetto che stiamo costruendo insieme. Lì troverai tutte le puntate del podcast, il pulsantone per parlare direttamente con me e farmi le tue domande sulla psicologia, troverai il tutorial per rilasciare la tua recensione a 5 stelle su iTunes. Infatti, se l'idea di questo progetto ti piace, vuoi farne parte anche tu perché sei una mente libera come me, la cosa più importante da fare è lasciare la tua recensione a 5 stelle su iTunes e permettere in questo modo al podcast di continuare a crescere e di essere conosciuto anche da altri mente libere come te. Perciò ti do appuntamento alla prossima puntata e ti ricordo, come sempre, di liberare la tua mente, perché solo in questo modo cambierai il mondo intorno a te. Ciao ragazzi e alla prossima!
Liberamente. Il podcast di psicologia con storie, idee e consigli per liberare la nostra mente. Ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni.